Il Messina vince, convince e si riprende la vetta del campionato di Serie D grazie all'impresa della Nissa che ha battuto l'ex capolista Gelbison. A San Filippo il match club metteva di fronte molti ex, tra cui l'attuale tecnico dell'Icata Pippetto Romano, giocatore dell'ACR Messina, e Pasca, che nella città dello Stretto ha giocato e messo su famiglia. Parte forte il Messina con Corona che al quinto calcia fuori un rigore assegnato dal signor Patrigni di Roma per una spinta di Armenio sullo stesso attaccante che si preparava a colpire di testa. Replica dell'Icata con cross di Scopelliti, Pasca fallisce il gol di testa sprecando il possibile vantaggio gialloblu. La legge del calcio, gol fallito, gol subito, viene ancora una volta confermata. Infatti al 18esimo i giallorossi passano con il contropiede lanciato da Chiavaro, passaggio lungo dalla difesa, ingenuità in chiusura di Ignazzitto che dà il via libera a Corona dell'1-0 per il Messina. Un minuto dopo Parachi raddoppia con un bellissimo sinistro dal limite. Il Licata non ci sta al 34esimo, provvidenziale chiusura di Chiavaro in angolo su Pasca che stava per battere a rete. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi del tiro della bandierina, è proprio Pasca che realizza di testa il 2-1, consentendo ai gialloblu di rientrare in partita. La ripresa inizia con la sostituzione dell'asso Leon, al suo posto Pedro Ferreira. Il Licata mette in apprensione la difesa giallorossa in diverse occasioni, ma al 34esimo ci pensa il nuovo entrato Pedro Ferreira a chiudere i conti, servito con un assist di Cocuzza, e porta il Messina sul 3-1. Standing ovation a questo punto per il capitano Re Giorgio Corona, che lascia il posto a Croce, e Messina che trova il quarto gol, stavolta in veste di assist man Pedro Ferreira e finalizzatore Cocuzza. Finisce 4-1, passivo pesante per il Licata, ma questo Messina sembra aver trovato la quadratura del cerchio e sarà difficile per tutti sfidargli il primo posto in classifica.